Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sulla beta di Call of Duty Black Ops 3. In un recente aggiornamento della beta nella versione Xbox One è stata introdotta una patch, un piccolo aggiornamento che è andato a depotenziare l'abilità Reject. Per chi non conoscesse, l'abilità Reject è l'abilità speciale dello specialista Nomad. Ogni volta che raggiungevamo appunto la barra di completamento di questa abilità, avevamo la possibilità, una volta morti, di ritornare subito in vita in una nube di nebbia e tornare in vita dopo qualche secondo. Il nemico neanche se ne accorge perché apparirà appunto questa nube di fronte a sé. Noi non perdevamo praticamente nessuna serie, nessun punto, nessuna score streak e praticamente tornavamo a giocare. E appunto in questo recente aggiornamento l'abilità Reject è stata depotenziata. In che senso? Praticamente la possiamo sempre utilizzare una volta raggiunta la barra di completamento, soltanto che la score streak sarà resettata. Secondo me hanno fatto una cosa molto utile, perché praticamente questa abilità secondo me è overpower, perché ogni volta che noi moriamo, e soprattutto si andava a riempire in maniera veramente molto veloce, tornavamo subito in vita, non perdevamo né la serie di uccisioni né la score streak e quindi diventiamo veramente fortissimi. Per fortuna l'hanno depotenziata andando almeno a resettare le score streak una volta che le andiamo ad attivare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se è stata fatta secondo voi una cosa buona o no su appunto questa abilità Reject. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. Ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui sul mio canale.